Un patto di gemellaggio per sancire l'amicizia e la continuità tra il paese di Riccia e la cittadina di Chapelle des Herlaimont in Belgio. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, migliaia furono i riccesi che lasciarono il Molise e andarono a lavorare nelle miniere belghe della Vallonia in cerca di un futuro migliore. L'iniziativa si è svolta nell'ambito del progetto Intercultural Europe e che ha visto arrivare a Riccia anche altri 5 paesi europei partner del progetto. Particolarmente attuale il tema, lo inseriamo in 3 giorni di discussione su dove va l'Europa, come i popoli si possono avvicinare anche attraverso le politiche di coesione, che cosa comporta oggi il tema delle migrazioni e soprattutto è un momento in cui i nostri riccesi che sono andati fuori ritornano, si abbracciano in occasione anche della Madonna del Carmine, che è una festa, la nostra matrona, molto sentita dalla popolazione di Riccia, del Molise, ma di chi è andato fuori ancora di più. Ma poi abbiamo pensato di mettere insieme tutto questo per celebrare un momento di solidarietà, per riuscire a gemellare il nostro comune che non aveva mai avuto un gemellaggio con un altro comune, perché significa apertura, significa rafforzamento dei rapporti di fratellanza. All'incontro è intervenuto anche Nicola De Michelis, capo gabinetto del commissario europeo per le politiche regionali, che ha ribadito quanto siano importanti iniziative di questo tipo per accrescere sempre di più il significato stesso di essere europei. Beh, l'Europa ha voluto essere presente oggi perché questa è un'iniziativa estremamente importante. L'Europa mette a disposizione tutta una serie di strumenti per favorire il dialogo fra città, fra comuni, fra quelle aree europee che sono più lontane dai centri metropolitani, e quindi essere presente oggi era dire quello che state facendo è di grande interesse, fa parte di una politica europea che si sta costruendo adesso, che avrà una seconda generazione a partire dal 2021, parliamone insieme per vedere che cosa fare. Soddisfatti per la realizzazione del gemellaggio il sindaco di Riccia, Pietro Testa, subentrato a Michela Fanelli dopo la sua elezione in consiglio regionale, e quello della città di Chapelle. Oggi un patto di gemellaggio che va a colmare un lungo lavoro che è stato fatto da anni. Noi e il Consiglio Comunale sono 3 anni che ci lavora su questa cosa e abbiamo firmato un patto di amicizia nel 2015 con lì alla Chapelle, e oggi abbiamo l'onore e la fortuna di avere qui il sindaco, e abbiamo tanti riccesi che sono rientrati per questa occasione. Il 2 anni. Michela Fanelli. 2 anni fa la signora Fanelli è venuta in Belgio a vedere la gente di Riccia che sono ancora in Belgio, e hanno fatto una richiesta all'Europa per il programma interculturale, e Riccia è stato selezionato per fare questo progetto. Al convegno si è parlato anche di politiche di coesione.